ragazze e ragazzi del vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, siamo qui in video registrazione sopra a Clash of Clans. Allo stesso momento sono lì sopra a Twitch a streamare. Quindi quando nel caso mi troverete prima della registrazione sopra al sito Viola e appunto a streamare i video che poi andrò a caricare successivamente. E detto questo, direi tranquillamente di andare a fare un po' di cose. Come prima cosa, in questo periodo ci sta una missione. Ci sono 20 giorni rimasti, 20 giorni e mezzo, e devo vincere 10 battaglie utilizzando 5 stregoni manero. Io intanto vado in questa sezione, elimino questa zona e diciamo di andare a preparare la sezione dello streaming, per cioè degli eserciti veri e propri. Quindi vediamo quanti ne riesco a mettere. Ok, ora sto a 130-170. Ok, e il resto direi di poter vedere per quanto riguarda le valchirie. Ora devo vedere per quanto riguarda gli incantesimi. Ah, posso. Quello. Ok, la fulmine costa solo una. Direi di mettere al posto della terremoto, perché al momento tra le due, tra terremoto e quanto riguarda la e fulmine costa, diciamo che conviene utilizzare la fulmine. Perché? Che è successo? Ok, è crashato il ok, è crashato Clash of Clans. Vediamo se ora decide di andare a riavviarsi. Ogni tanto cambiano tranquillamente queste cose. No, decide che Clash of Clans sta decidendo di non andare a funzionare più. Ok, ti stai riavviando. Ok, vediamo se ora decidi di partire. Niente da fare. A quanto pare che Clash of Clans non vuole saperne. Quindi l'unica è provare a riavviare nuovamente l'applicazione che dell'emulatore. Ok, quindi se abbiamo risolto. Ok, quindi devo nuovamente rifare l'accesso purtroppo. Ok, spero che non mi ha consumato un. Ok, perfetto, non mi ha consumato un esercito, il che sarebbe stato un vero problema. Allora, vediamo questo come. Che
che cosa ha delle, come truppe? Ok, apparecchio elisirra, che va bene, e allo stesso tempo ha molto oro, cosa che io vado a utilizzare molto molto spesso, più che altro ora per le mura. Ora, sicuramente in questo modo vado a mettere il re barbaro qui e cura e furia. Quindi in questo modo sto andando a buttare giù parecchie difese. Ok, le difese aeree dovrebbero stare a posto, quindi sto tranquillo, rimasti giusti quei due e quelle tre torri arciere, ma una è già andata giù. Ok, hanno preso una le valchiere e l'altro, ok, le nostre amici mongolfiere, però quelle hanno preso le valchiere, sto a posto perché in questo modo sto, nel senso scendono abbastanza facilmente. Ok, intanto posso andare a utilizzare il re barbaro, l'abilità del re barbaro. Ok, che intanto è andato a di là, ha puntato a quella casetta lì del costruttore, il che è veramente veramente cosa buona e giusta. Spero intanto non va verso. Ok, una parte sta andando a sinistra. Intanto queste qui vanno di qua a destra, le mongolfiere arrivano prima del re barbaro. Ah, ok, pure quelli. Ah, ok, le valchiere erano andate di là. Intanto non riuscivo a ottenere il bonus stella. Ok, con un altro attacco faccio 100 punti. Dovrei riuscire a ottenere pozione addestramento. Non vedo l'ora di arrivare alla parte dell'oro e dell'elisirra, perché in questo modo posso fare più velocemente le varie tipo. Le varie costruzioni, per così dire. Ora vediamo se. Se trovo qualcosa da voler fare. Ok, questa penso di riuscire a farla abbastanza facilmente. Anche perché. Ok. Tanto le vanno da questa zona qui le varie truppe. Ok, intanto per fortuna sto veramente buttando giù veramente tanta roba. Ok, intanto questa l'ho vinta, una sera sono riuscito a fare, quindi non perdo neanche coppe, perché una cosa fondamentale è quella di cercare di fare quante più coppe possibile, perché in questo modo ho la possibilità di andare di salire appunto di lega e ottenere un bonus stella sempre più alto. Ok, tanto le truppe le ho fatte tutte, quindi posso sfruttare l'effetto del re barbaro. Vediamo, questo dovrebbe essere. Ok, ne è rimasta solo una. Ok, che ho raccolto. Ottimo. Ora devo assolutamente andare a finire a fare l'altro di esercito. Non so se mi sono rimaste delle pozioni, no, ma in verità una sì. Perfetto. E quindi posso utilizzare benissimo questa pozione che mi potenzia la produzione dell'esercito. Allora, direi mentre l'esercito va di là,
Tanto voglio fare di qua. Ok, così in questo modo le truppe si dedicano prevalentemente. Anche se penso che in questo momento non è che riesco a fare chissà che cosa. Dubito di riuscire a buttare giù almeno un altro edificio. Devo ammettere che a parte qui la videocamera che decide di non mettermi a fuoco, ok, ora ce l'ha fatta. Infatti, come immaginavo, non ce l'avrei, non ce l'ho fatta. E ora devo solo aspettare l'avversario finisca per riprovare un altro attacco. Devo metterci, ci metterò veramente veramente tanto a fare le cose. Ah, ok, quindi posso fare. Sì, ne, volendo sì, ne posso fare altre. Oh, ma mi chiedevo se avevo già ritirato questo di bonus stella. Ok, no. Ora, tu quanto pretendi? 1,5 milioni. Sto giusto a metà. Ora vediamo quanto mi mancano, qui dice un quarto d'ora, ma comunque di meno, qui un po' di più perché ne ha fatta solo una. Ora vediamo se qui, no, questo non ha finito assolutamente. Ora però invece di fare cose vado a potenziarmi una Tesla. Preferivo livellare quella lì, però va bene uguale. Ok, non appena riuscirò a portare di là le cose, ben venga. E qui mancano ancora circa 2 giorni al portare il barbaro al livello 5. Per fortuna comunque ho ancora veramente